quanto è importante questa fiera per il settore zootecnico, ma in particolar modo per il Salmo? Ma il fatto che abbia preso subito un rilievo a livello, diciamo, nazionale, pur essendo la più importante iniziativa nell'Italia meridionale, questo è una cosa notevole. Bisogna stabilizzarla, fare in continuità, non soltanto in maniera episodica come quest'anno, ma anche negli anni prossimi. E diventa una cosa di grande interesse per la comunità nostra, ma anche per la comunità meridionale in genere. Ma è straordinario, straordinario, perché qui si sta realizzando un incrocio importante tra la campagna e la città, tra la campagna e le nuove generazioni, i bambini che sono emozionati alla vista degli animali. In un paese, in un mondo dove ormai è assurdo si parli ancora di un'opportunità legata al cibo sintetico, noi dobbiamo opporci a questo approccio, dobbiamo invece stare su un cibo realizzato con coltivazione in campo o con l'allevamento di animali. Questa è la vera agricoltura, questo è il vero cibo. Come è stata organizzata questa fiera per permettere a tutti questi espositori di poter essere così in così tanto ampio spazio? Tanto sforzo, tanto lavoro da parte dell'Associazione Allevatori, e devo ringraziare Davide Minicozzi e il direttore Galbi, e la disponibilità mia, del CEGAS e soprattutto delle istituzioni. La Regione Campania e la città hanno contribuito in termini finanziari e anche in termini organizzativi. È importantissimo perché innanzitutto è la prima edizione, un'edizione che tende a mettere in risalto le potenziali vocazioni del nostro territorio, che è la zootecnia. La zootecnia insieme all'agricoltura credo che sia uno dei punti che dovremmo tentare di riprendere in modo massivo da parte di tutti quanti, dei produttori, degli allevatori, delle associazioni, e quindi complimenti all'AIA, al presidente Davide Minicozzi che ha avuto questa brillante idea di organizzare questa fiera che intercetta un territorio vastissimo, la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, direi anche Lazio e Calabria. Quindi, come loro hanno detto nella loro comunicazione, la più grande fiera zootecnica del centro-sud, e credo che possiamo scommetterci che veramente diventerà sempre più importante, ma soprattutto perché quello che ho notato è l'impegno di tutti, degli allevatori in primis che hanno creduto, e che questa occasione di apertura del territorio debba essere soprattutto rivolta nei confronti delle giovani generazioni. Qui stamattina stiamo vedendo tante scolaresche, istituti superiori, università, anche ragazzi della scuola medica, a volte non riescono nemmeno a capire un animale e distinguerlo da una vacca da latte piuttosto che da una bufala. Quindi bisogna ritornare un po' a quelle che sono le tradizioni del nostro territorio, riprenderle, sapientemente portarle avanti con progettualità importanti, e questo credo che sia veramente destinata a diventare una bellissima realtà del sud, ma soprattutto per la sua posizione baricentrica. Quindi questo locale che molti di noi non conoscevamo, l'avevamo solo visto dall'esterno quando percorrevamo la superstrada, e potenzialmente vocata a fare vendere tanto, e probabilmente oltre a questa edizione della zootecnia potrebbero anche riprendere un tema del food in generale, votarla in fiera. Certamente saranno gli organizzatori, il loro lungimiranza, a saper cogliere le migliori opportunità che offre questa fiera. Questi tre giorni insomma dovrebbero e saranno certamente solo il punto di partenza per uno sviluppo e una ripresa delle aree interne. Sono 15.000 metri quadrati solo interni di esposizione, importantissimo per i vari comparti come lei ha detto, ma anche e soprattutto per il commercio. Esatto, in un periodo difficile. Esatto. C'è stato prima il Covid, poi un po' questo stress dei rialzi delle materie prime, dei prodotti energetici, c'è bisogno di confrontarsi tra di noi, fare un ragionamento che possa rassegnare un po' tutti gli operatori commerciali del mondo zootecnico, del mondo agricolo, ma soprattutto cercare di dare fiducia, e credo che questo di oggi sia il punto più importante, dare fiducia a un territorio, ad una categoria che a volte viene un po' non ascoltato in modo degno, e lo vediamo anche sul fatto che la produzione in primis della zootecnia e dell'agricoltura non riesce a marginalizzare ciò che dovrebbe essere messo sul piatto dei propri produttori. Devono guadagnare di più i produttori, dobbiamo tutti contribuire ad una valorizzazione maggiore dei nostri prodotti delle aree interne, ma soprattutto rispetto anche a questi discussioni che stanno nascendo anche per esempio sulla carne sintetica, no? C'è da ragionare molto, e quindi
ritornare un po' a dare importanza e vitalità ai prodotti nazionali e quindi immagino quello della zootecnia agricoltura in senso lato. Ma diciamo che è una novità che apprezziamo tanto, è la prima edizione, quindi speriamo che sia foriera di una continuazione veramente importante. Noi siamo molto contenti perché abbiamo riservato a questa manifestazione due mostre nazionali, per la razza marchigiana che qui è molto presente in Campania e per la razza podolica che è presente in tutto il sud. Sono due razze, le principali razze che noi abbiamo, che noi seguiamo e che vogliamo far conoscere oltre che agli addetti ai lavori un po' anche ai consumatori, ai cittadini, perché sono razze, come si dice, sostenibili, cioè sono veramente razze che riescono a stare a contatto con la natura, a produrre cibo di qualità, ma anche a rispettare l'ambiente in maniera molto molto spinta. Lo stop del Covid purtroppo non ha permesso a questo settore di potersi mostrare con questi grandi eventi, quindi quanta importanza c'è nel poter ritornare a mostrare il settore, i vari comparti, ovviamente anche per voi professionisti del settore stesso? È molto importante, basta pensare per esempio alla mostra della Marchigiana, erano 4 anni che non si faceva più perché col Covid, con tutta una serie di problemi, e quindi l'abbiamo salutata veramente con favore, perché sono momenti di aggregazione, sono momenti di scambio, sono momenti di conoscenza tra allevatori, momenti anche economici nei quali ci sono contatti importanti che gli allevatori riescono a fare, e qui siccome portiamo i migliori esemplari di queste razze, perché le mostre nazionali portano sempre gli animali migliori, quelli curati, quelli con una genealogia molto spinta, quindi è un'occasione per far crescere tutta la razza e tutto il settore. Qui alla fiera di Campanalleva ci sono la podolica e la marchigiana, ma trattate anche altre razze con la vostra società? Sì, assolutamente sì, noi abbiamo 5 razze, le razze podoliche, la marchigiana appunto, poi c'è la chianina, molto famosa, la maremmana e la romagnola, e sono, come potete sentire, razze molto legate ai territori. Noi siamo presenti in 18 regioni su 20, dal Trentino alla Sicilia alla Sardegna, perché sono razze molto diversificate e molto presenti storicamente proprio in questi territori. Per cui ecco, siamo veramente l'allevamento bovino italiano vero, perché è veramente autoctono. Quanto è importante questa fiera per il settore zootecnico e per i vari comparti del settore? È fondamentale perché il settore zootecnico in questo momento sta attraversando un momento particolarmente complesso. È importante perché in Regione Campania stiamo puntando molto alla valorizzazione della nostra biodiversità anche animale. Qui abbiamo tantissimi esemplari che dimostrano anche che diciamo, in Campania questo è un settore che può davvero, davvero crescere. Dobbiamo superare un po' alcune criticità del settore. La principale è costituita dalla dimensione spesso particolarmente piccola delle imprese, quindi dobbiamo favorire dei processi di aggregazione affinché l'offerta, sia per quanto riguarda gli animali da carne che da latte, possa essere maggiormente redditizia per gli stessi allevatori. Il settore ha sofferto tanto durante il Covid e questi eventi gli permettono un ampio respiro per riprendere anche a livello economico e commerciale. Sì, il settore ha sofferto, come abbiamo sofferto un poco tutti quanti, ma queste sono occasioni fondamentali intanto per capire i progressi che stiamo facendo, intanto per capire anche gli altri che fanno e quindi alzare l'asticella dell'ambizione. Diciamo, la competizione, ce ne sono tante di competizioni qua, è anche bello assistervi, serve anche per capire le cose che si fanno bene in azienda e quelle che si possono migliorare. Come nasce l'allevamento del fortore? Quanti sono i soci e come è strutturato? Allora, l'allevamento del fortore nasce da una semplice amicizia. I soci sono 2, io ed Angelo. Ci siamo conosciuti nel 2015. 2016 è nata l'idea di portare avanti questa passione insieme e da lì è iniziata una sorta di selezione, anche se in realtà entrambi la portavamo già avanti singolarmente. E quindi ci siamo uniti sia in un'amicizia, sia in un ambito allevatoriale, sia come amici e compagni di caccia di passione. Quanto è importante una fiera come questa per il settore zootecnico, ma anche per far conoscere le razze canine e anche questo come comparto?
Una fiera come questa è importantissima per tanti motivi. In primo luogo perché il Stannio ha bisogno di queste cose. Seconda cosa perché è una manifestazione bella sotto tanti punti di vista, al di là degli animali, della zootecnica e quant'altro. E soprattutto dopo tutti gli anni che abbiamo attraversato era indispensabile, quindi i complimenti vanno agli organizzatori, ad ogni singola persona che ha collaborato per realizzare questo evento, anche a tutti i colleghi che hanno gli stand, a voi, ad ognuno di noi, ai nostri amici a quattro zampe. 15.000 metri quadrati di esposizione solo all'interno, quanto è importante questa fiera alla prima edizione per il settore zootecnico? Allora, questa fiera è molto importante, innanzitutto devo ringraziare gli organizzatori che hanno organizzato una cosa bellissima, che logicamente ci fanno conoscere la nostra identità nel Stannio. E vi dico, il nostro diciamo, dovere in questa fiera è quello per collegare, iniziando a partire dal seme, la questione diciamo, di collegamento dell'alimentazione del bestiame che facciamo, la produzione diciamo, delle leguminose, che sostituiamo la proteina di importazione per fare del mangime naturale per questi animali. E dobbiamo cercare di avere una collegazione per cercare di dare delle indicazioni all'azienda agricola a questo beneficio. Quanto sono importanti questi eventi per il comparto? Per il comparto zootecnico è molto importante perché questa è la valorizzazione del nostro territorio, che è un territorio interno della Campania che è molto vocata alla zootecnia. Ci sono paesi molto importanti alla zootecnia e noi speriamo tanto come azienda di far parte di questo progetto, che diventa un progetto di filiera. Noi possiamo fornire alimentazione per zootecnia e loro possono fare zootecnia di qualità. Siamo nel Stannio, il nostro territorio, quello che vi ha visto nascere e crescere. Quanta visibilità danno questi eventi agli esperti e ai professionisti del settore? Allora, la visibilità è abbastanza alta perché logicamente non è solo regionale, è interregionale, però io credo logicamente, dico anche la parte organizzativa e la parte politica, prendiamo spunto da questa situazione e diamo degli obiettivi per il collegamento del prodotto, perché non basta soltanto la questione della fiera, bisogna pensare anche il dopo fiera, che logicamente bisogna dare alle aziende agricole l'opportunità di collegare il prodotto che loro producono di qualsiasi tipo diciamo, di animale e di bestiame, per portare un valore aggiunto, diciamo così. Possiamo preparare tutto quello che noi vogliamo, però quello che dobbiamo creare è il rapporto di un'economia sana alle aziende agricole. E a proposito dell'economia, quanto sono importanti questi eventi e soprattutto quanto risalto danno e introiti a livello economico dopo il Covid e ovviamente dopo un po' di fermo anche sotto questo aspetto per il settore? Dato che la nostra azienda è principalmente riferita alla cericoltura e alla zootecnia, la cericoltura ha avuto dopo il Covid un incremento perché praticamente insomma, gente che stava ferma è riuscita ad aumentare il fatturato. Dato che dopo noi siamo dei partner dei progetti filiere di alta qualità, con la Barilla il nostro fatturato insomma, è aumentato di qualche milione d'euro, ma non è ribassato. Quanto sono importanti questi eventi fieristici per il tuo settore? Beh, sono molto importanti perché comunque il campo agricolo è un campo molto importante per tutti noi, in tutti i sensi. La mia azienda è specializzata nel settore agricolo. Siamo molto, abbiamo macchinari molto tecnologici, facciamo sostituzione di pneumatici nei campi, nelle aziende agricole e su questo punto di vista siamo molto forti, anche perché l'agricoltura è un campo molto importante in tutti i sensi. Poi abbiamo molti marchi, cerchiamo di accontentare ogni tipo di trattore con ogni tipo di terreno. Cerchiamo di accontentare le proprie esigenze. Quali sono gli pneumatici che vendete di più o comunque quelli che vengono più richiesti? I pneumatici che vendiamo di più è il marchio premium che è Continental. Là proprio è il top di gamma e poi ci sono anche altri marchi più economici. Quanto sono importanti questi eventi dopo anche lo stop del Covid per farvi conoscere, per dare ampio respiro all'attività? Beh, questi eventi sono molto importanti. Io sono fortunato perché praticamente mio padre
aveva 17 anni quando faceva il gommista. Su che tipo di mezzi montate questi tipi di pneumatici? Noi partiamo dalle ruote delle biciclette fino alle ruote enorme. Quanto sono importanti questi eventi fieristici per il settore dell'energia rinnovabile? Allora, per il settore dell'energia rinnovabile o qualsiasi evento è importante, perché l'energia rinnovabile è alla base sia per i settori commerciali o agricoli e sia per il residenziale, quindi perché l'energia oggi è alla base di tutto, quindi diciamo non possiamo mancare a questi eventi. Quali sono i prodotti e servizi che nello specifico la vostra azienda offre? Allora, noi offriamo un servizio a 360 gradi, dalla progettazione allo studio di fattibilità, alla ricerca degli incentivi che ci sono sia per i privati sia per le aziende, e soprattutto seguiamo il cliente dall'inizio alla fine, cioè anche dopo aver fatto l'impianto ci occupiamo della manutenzione, cosa molto importante. Com'è cambiato nel tempo il settore, soprattutto sotto l'aspetto ambientale, no? Perché va proprio alla salvaguardia di quelli che sono gli aspetti ambientali? È cambiato tantissimo, perché faccio un esempio: prima, quando ho iniziato a fare questo lavoro, i pannelli erano da 175 watt, adesso un pannello con misure molto ridotte, in questo caso questo pannello è da 440 watt, quindi le misure sono diciamo diminuite e abbiamo aumentato la resa dei pannelli fotovoltaici. Poi c'è l'accumulo che va messo sotto agli impianti fotovoltaici, per aumentare l'autoconsumo, perché alla base del fotovoltaico ci deve essere anche un buon accumulo per fare in modo che io consumi energia anche di sera, quindi di sera io attingo dalle batterie. Quali sono gli aspetti positivi di scegliere l'energia rinnovabile nel tempo e sul lungo termine? Allora, gli aspetti positivi sono molti, a partire che qualsiasi azienda si muove con l'energia elettrica, quindi avendo un impianto fotovoltaico parto già avvantaggiato rispetto alle altre aziende che magari non ce l'hanno e abbatto notevolmente i costi fino ad arrivare all'85%. Infine ricordiamo che viene sempre fatto un preventivo su quello che ovviamente è un piano di lavoro. Viene fatto una consulenza, poi dalla consulenza viene fatto un sopralluogo, da questo sopralluogo viene definito che tipo di impianto è adatto per quella persona. Il settore da 20 anni, quindi l'ho visto cambiare in positivo, i prezzi sono diminuiti notevolmente, ci sono degli incentivi fiscali molto importanti sia per le aziende agricole sia per i privati, insomma lo Stato sta orientando le persone a mettere i pannelli fotovoltaici, ad installare i pannelli fotovoltaici.